E questi erano i Sex Pistols. Sì, anche dopo un incidente che abbiamo avuto con le cuffie io e Fabrizio che... Ma anche incidenti di pronunzia qua abbiamo avuto, a quanto pare. Un solo? Uno solo di pronunzia? Vabbè, lasciamo perdere. Meno male che era fuori onda. Vi siete evitati un fuori onda clamoroso. Straordinario. Beh, è tempo... Sì, straordinario. È tempo del nostro notizierio, allora, visto che siamo... Siamo in Emilia ormai. Ecco, appunto. Sì. Oggi di che cosa parliamo? Beh, sicuramente parleremo del caso Fillon. Non a caso abbiamo qui Fabrizio, se no non ci sarebbe un motivo per cui... Ah, grazie, solo per questo. Cioè, solo per, solamente per parlarci del caso Fillon. L'affaire Fillon. E tutti quanti risvolti che sta avendo poi nella campagna elettorale per l'Eliseo, per il Palazzo Presidenziale francese. Mm-hmm. Poi parleremo anche di DP, che è quasi il nuovo partito a sinistra del PD. Non è una presa in giro, veramente si chiama DP, Democratici e Progressisti. Vedremo se sarà a sinistra nell'emiciclo, ne parleremo. Appunto, non si sa. Probabilmente lo metteranno a destra. A sinistra della destra, vabbè, insomma, non lo so, è qualcosa di... Perché la P non sta per proletari? Non lo so, lo dobbiamo chiedere a Speranza. A D'Alema, lo chiederemo. E poi, ieri notte si è tenuto il discorso sullo Stato dell'Unione, dopo gli Oscar c'è stato il primo discorso sullo Stato dell'Unione di Donald Trump, che proprio oggi festeggia i suoi 40 giorni alla Casa Bianca, che è ancora in piedi. Questa forse è la vera notizia. E non ha sganciato bombe, non sono crollati i muri, ma probabilmente verranno eretti. Esatto. Mazza, come sei profondo. Mia, oggi veramente hai problemi di pronuncia, ma pronunzia, però. Tuttavia. E quindi insomma tanti temi, poi sicuramente dovremo hai detto insomma Francia, America, PD, ma non stiamo un po' troppo sempre su questi tre paesi? Ma parliamo degli Oscar oggi, scusate, dai, di La La Land, che capolavoro, ma vogliamo parlarne? Vabbè. No. Io invoco la censura. Evidentemente facciamo calare la nostra regista, che il silenzio musicale, per favore. Quindi andiamo in musica e poi rientriamo subito con la Francia. Ci possiamo andare in onda in tre. Capito? Ciao, come va? Problema è che... Ciao ragazzi. Diceva lui, ciao, come va? No, questo è il blocco della... Ma sì, era un messaggio vocale su WhatsApp. Ciao, come va? No, vabbè, è solo per questo blocco. Non so se hai mai visto la puntata in cui Homer tipo stava facendo una rapina, a un certo punto vestito tutto in nero fa "combatti il potere", così è un grande. Qui ci sarebbe però da fare il meme. Comunque era un messaggio vocale WhatsApp a un mio amico. Ciao, come va? No, ma commenta. Commento con... Giuro, lo giuro sui miei figli. Come direbbe la tua amica. Esatto. Oggi... Allora, chiunque si trovi adesso e buono un saluto, io lo saluto, però mi deve scrivere perché non lo vedo e non posso farmi sentire alta voce, sono la regista, mi grazia. Dai, però sì. Ma cosa? Ma io te l'ho sempre detto di farlo. Io non mi vergogno della mia voce. Come si pronuncia questa cosa qua? Che review? Review? Ma certo. Des deux? Des deux? Des deux? Des deux mondes. Che vuol dire? Dei due mondi. Ma revisione? La rivista. Rivista dei due mondi. La review è... Aspetta, come posso trovarlo meglio in italiano? Non te lo dico. Rivisitazione, qualcosa del genere. Cioè... Rivista, quindi no? Aspetta, non ti dico se c'è una traduzione migliore. Perché sì, letteralmente sarebbe... Sì, rivista, revisione. Ok, rivista, ok. E rivedere, capito? Tiè, ti faccio pure... Senti lo spelling. Sì. Review. Ecco. Adi, a grande, pronto a laurearti. Eccezionale, proprio lui. Fra quanto rientriamo, Franci? Mai. Tra? Quanto mi diverto. Ok, fra pochi secondi rientreremo. Mi raccomando, continuate
ad ascoltarci. Roma 3 Radio. Ma perché non mi metti un bel Albano? Ma come no? Per non esempio, cammino. Quando no, no. Il sole arriverà, tornerà. Arriverà. No, vabbè. Arriviamo. Ed eccoci di nuovo in onda, dopo i Kasabian, che sembra molto più barese, però come lo... I Kasabian! Visto che stavo parlando di Albano, poi... Ma tu hai mai visto Trump in barese? Sì, l'ho visto ed è spettacolare. Di Fabio Celenza, vi invito tutti a vederlo. Il video, bellissimo. Iniziamo appunto dal caso Fillon. Perché dall'affaire Fillon? Perché che cosa sta succedendo, buon Fabrizio? Perché c'è la convocazione da parte dei giudici francesi di François Fillon, quindi dovrà comparire davanti alla corte francese per rispondere di questa accusa che viene fatta più che altro a sua moglie, ma anche ai figli, anche ai nipoti e quelli che nasceranno ancora. E secondo lui a se stesso, in verità, questa di cosa. Appropriazione indebita di fondi pubblici, perché in qualche modo ha disposto di questi fondi pubblici nei confronti della moglie e dei figli per determinati affari per quanto riguarda a livello parlamentare. Sì, infatti è stato assistente parlamentare a sprazzi tra 1998 e 2013, sia in Europa che all'Assemblea Nazionale, quindi il Parlamento, e ha ottenuto un grande livello di denaro, 900.000 euro, addirittura è arrivato ad avere 10.000 euro al mese. Mai nessun assistente parlamentare ha mai avuto questo alto ingaggio. Il fatto è che a quanto pare molte persone non l'avrebbero vista, non aveva neanche il badge, quindi il tesserino di entrata, e quindi per questo si è creata questa problematicità, questo problema. Vabbè, insomma, quindi piccole sviste, probabilmente sì. Il badge non lo aveva quel giorno, ma no, però non lo ha mai avuto. Non lo ha mai l'accusa. No, tu perché sei cattivo? Tu perché fai parte di quella ridda di magistrati comunisti che vogliono togliere il potere al centrodestra. E infatti ora, di magistrati forti ha parlato. Perché Fillon che cosa ha detto rivolto ai magistrati? È un assassino politico. Ecco, proprio l'ha toccata piano, come sì, si vuol dire... No, ricorda qualcuno di Italia, esatto. Ma secondo me guarda che stiamo esportando parecchio modello italiano, perché Trump. Guarda Trump, guarda in Francia, secondo me... Berlusconi è stato ancora va, il made in Italy, va di moda ancora. Fillon ha detto: non cederò, non mi arrenderò, non mi ritirerò, perché al di là di me la sfida è alla democrazia. Adesso leggilo in francese. Vai. No, ma lo sto traducendo io dal francese, sì, voi sì, non lo sapete. Sì. Non si tratta di me o delle... ma si tratta di voi. Sarò all'appuntamento con la democrazia, quindi sarò alle elezioni. Però bisogna vedere se il suo partito, i repubblicani, sosterranno poi la sua candidatura, perché è vero che in Francia quasi tutti i presidenti poi hanno avuto problemi con la giustizia. Guardate per esempio Chirac con i fondi quando era sindaco del comune di Parigi. Però è anche vero che era post presidenza. Qui invece si parla addirittura in piena campagna elettorale, quindi bisogna vedere anche che messaggio dare agli elettori, perché se vuoi dare insomma un messaggio di cambiamento, di rotta rispetto a 5 anni socialisti, no? 5 anni socialisti, e poi ti arriva insomma questa accusa, bisogna vedere quali effetti poi avranno sulla campagna elettorale, sui sondaggi, perché poi ricordiamo che arriveranno al ballottaggio al secondo turno solamente i primi due candidati, e stando ai sondaggi Marine Le Pen molto probabilmente accederà al ballottaggio. Probabilmente insieme... il duello sarà fra Macron e... Infatti gli ultimi sondaggi di Infogram.am dalla Le Pen al 26%, poi Macron al 24%, che ha avuto molto fortuna, ha avuto una spinta forte da questo scandalo Fillon, e Fillon è sceso al 21%, dispersi un po' i socialisti che arrancano dietro. Evidentemente la presidenza Hollande ha dato un peso troppo forte. Beh, è stato veramente un macigno. Diciamo. Probabilmente sarà... Sarà che comunque se questa accusa dovesse poi dopo andare a finire fino in fondo, io direi che Juppé e Sarkozy comunque stanno lì pronti ad insidiare sicuramente la candidatura di Fillon, che aveva trionfato alle primarie. Esatto, non è un caso che si siano sentiti oggi al telefono proprio dopo questa notizia del fermo, poi effettivamente smentita. Fillon ha sentito Juppé e appunto Sarkozy al telefono, ha avuto il loro appoggio, ma comunque, come dicevi tu Fabrizio all'inizio, il 15 marzo dovrà appunto Fillon incontrare i magistrati.
E il 17 marzo è la data ultima nella quale si può candidare, ci si può candidare e si possono appunto costituire le liste. E quindi, insomma, campagna elettorale francese che si prevede sempre più incerta, soprattutto anche in Germania, perché se era dato per scontato che la Merkel riottenesse un quarto mandato, adesso c'è Schulz che la sta veramente incalzando, perché l'SPD non ha quei consensi intorno al 35% dai tempi di Schröder. E quindi, insomma, anche qui vedremo, perché ci saranno sicuramente Sì, nuovi equilibri l'abbiamo in anche Europa. visto alle regionali Quindi, che ci insomma. sono state ultimamente, che la Merkel comunque ha perso molto terreno. Chi lo sa? Quindi, insomma, vedremo, vedremo, c'è tanto di cui Detto questo, discutere. io vi saluto, lascio Noi il ringraziamo timone a... Fabrizio, lascio il sì. timone in mano a questi due giovanotti e niente, allora andiamo subito in musica e Sì, con i Muse ci andiamo a sentire Starlight. Signori, è stato un piacere. Vabbè, buon film, Che fa? Fabrizio. Ah, vedi il film da vedere? Eh no, c'è quella cosa del il diritto di contare, conosci? Sì, l'ho visto in anteprima un mese e mezzo fa. No, io lo vado a vedere adesso in anteprima. Ah, vero? Eh no, Ma ma era sai che anteprima è, per... scusa? Anteprima è No, meglio perché per esce vedere. fra una decina... esce il 13 Più marzo, mi pare. tardi, capito? Sì. No, perché avevo fatto per la recensione un film. Vabbè, statemi Dimmi bene. pure che ne pensi, io... vabbè, non ti No, dico. secondo me non è male. Dimmi che cosa ne pensi, poi io Dal trailer invece... non mi sembra male, poi. Sì, pure a me questo era fatto. Vabbè, poi ne parliamo. Pax e bon. Pax vobiscum. Pax Facciamo un blocco noi su DP, PDDP e poi dopo facciamo entrare Francesca. Primo Prego. blocco sul nostro, così poi Sì, facciamo entrare sì, sì. Francesca. Sì. Scusa. Ma oggi è il compleanno di Justin Bieber, raga. 23 anni. E la tua? Ok, qua c'ho il primo foglio. Quando il sole E siamo... tornerà. Tiè, guarda che bello. E nel sole. E poi non la so. È che non conosco le altre canzoni di. Che è? Mi ha mandato live. Mi hai mandato live? Veramente? Mi hai mandato live? Ah, vabbè, tanto oramai. Tranquillo, chi ci sente? Ma tanto chi se ne importa? Perché non. Se tu mi metti qualche canzone che conosco. Ah, però c'è. Ma non la conosco. Però aspetta, dopo c'è Born in the USA. Alta marea. C'è Francesca! anche Bar. Ma tu mettimi Renato Zero. Francesca! Ah, no, la cancellata come mi vorresti. Francesca! Se cambi qualche canzone me lo puoi dire, per favore? Al posto di Michael, no, beh, di Michael no, Questo di va levato. Levante. È Michael. No, Ah, ma la prossima qual è? non era Black or White la prossima? Ah, come mi vorresti? Di Come mi vorresti, di chi è? Renato Zero. Sì? Sì? Perfetto. Posso chiedere una cosa? Ne metti sia. No, 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 no. C'è Eilid Fiba? Eilid Fiba, il mio corpo che cambia? È il mio corpo che cambia. Non c'è il mio corpo che cambia la canzone? Non fa niente allora, va bene. Lascia queste qua così, mi piace. Eh sì. Ma Peccato. comunque qua non sembra Katy Perry. È una No, persona qua. però è Bionda buono. non l'ho mai vista. Però è buono. Eh? È buono. L'ho vista, non so se hai mai visto con i capelli corti. Ha fatto una canzone che si chiamava Part of Me. Sì. Perfetto. Con i capelli corti sta benissimo. Lo so. Perfetta, perfetta. Più bella. Io sono un grande fan di Katy, da almeno 10 anni. Disannuncio io? Questi sono i Muse, no? Starlight.
DDP? Starlight dei Muse, visto disannuncio forte, come vuole la canzone. Un disannuncio impegnato. Impegnato come la nuova formazione politica che adesso va a sedersi non si sa dove nell'emiciclo, ma che comunque proviene da una storia importante, sì, che è quella del Partito Democratico. Eh sì, perché il Partito Democratico, per chi se lo fosse perso, ma insomma veramente per chi fosse stato in queste settimane al Polo Nord o al Polo Sud che si sta sciogliendo, ma lo sanno anche i pinguini, oramai che il Partito Democratico si è scisso, quindi nel Partito Democratico rimane comunque gran parte della vecchia della dirigenza, ma la vecchia classe, possiamo dire, quindi Bersani, Speranza, D'Alema, sono andati via, Errani, Zanonato, Stumpo. Insomma, hanno lasciato il Partito Democratico e hanno fondato questo nuovo, fino ad ora, gruppo parlamentare, perché ancora non ci sono i tempi per formare un nuovo partito. Hanno formato questo nuovo gruppo parlamentare che si chiama DP, che sembra un po' una presa in giro. Io l'ho detto, lo ripeto, sembra un po' una presa in giro, DP. In verità, il DP sta per... Democratici e Progressisti. In verità, però, il nome per intero sarebbe Articolo 1, Movimento dei Democratici e Progressisti, per intero. Però... Come dai, Lega come Nord sigla, Padania. Però, come Lega. Sigla, DP, esci dal PD e arrivi e approdi nel DP. Insomma, capisci che... Però, vabbè, tralasciando questo umorismo da sigla... È importante il fatto che possa contare su una consistenza parlamentare abbastanza nutrita, perché alla Camera sono intorno ai 40 deputati. Sono 37. 37 per la precisione, ma alcuni probabilmente lasceranno il Partito Democratico, ci sono trattative in corso, mentre al Senato si parla di che riesca a costituire un gruppo parlamentare, e sappiamo che al Senato è difficile, perché ci vogliono almeno 10 senatori. Infatti sono 14. Ecco, e quindi riesce a formare un gruppo parlamentare. Ora, Renzi ha già lanciato la prima accusa a D'Alema, dicendo che è il regista di questa scissione, e D'Alema ha risposto che tutti questi pettegolezzi li lascia a Renzi. Però il dato rimane, perché ora qual è il destino del governo? Perché questo governo è nato sotto, diciamo così, una necessità, cioè quella di fare la riforma elettorale. Ma dal 23 gennaio, anzi dal 24, che la consulta ha deciso sull'Italicum, di riforma elettorale non se ne parla più. Cioè, ormai si parla solamente di scissione del PD. Sì, sicuramente questa la ragione di tutto ciò deriva dal fatto che la legge elettorale Porcellum dava una grandissima maggioranza alla coalizione. No, il Porcellum dava quello appunto con cui si è votato nel 2013 una grandissima maggioranza, e quindi per questo il Partito Democratico ha ottenuto molti più seggi in Parlamento, e quindi è veramente ricordiamoli, 340 seggi alla coalizione 630. Italia Bene Comune, ovviamente la cui stragrande maggioranza andava al Partito Democratico, quindi le ragioni, cioè se si va a votare o meno lo decide il Partito Democratico, esatto, se con tutti i deputati, almeno i deputati o comunque i senatori a disposizione. C'è pure da dire che il Partito Democratico ha vissuto non solo questa scissione, si è andato via Fassina, si è andato via Civati, se ne sono andate via tante persone. Proprio Fassina aveva formato questo gruppo che si chiama Sinistra Italiana, che due domeniche fa ha avuto il suo congresso fondativo a Rimini, sotto gli occhi addirittura di Landini, Maurizio Landini della FIOM. Adesso però molti di questi di Sinistra Italiana, molti deputati sono passati appunto per ben 17 verso il gruppo DDP, e quindi si è formata questa nuova forza che tuttavia, per tornare sulla scorta di quello che dicevi, approva la volontà di continuare l'esperienza di governo Gentiloni. Questo perché, come dicevi, è importante fare una nuova legge elettorale alla luce del fatto che la Cassazione ha cassato parte dell'Italicum, la consulta. Tuttavia, c'è anche a dire una cosa, che la legge elettorale andava fatta dalla quindicesima legislatura, dal governo Prodi praticamente, tra l'altro, perché sì, il Porcellum fu appunto una porcata per poter far salvare, diciamolo così, attraverso un proporzionale il centrodestra. Però il problema è che appunto di legge elettorale non se ne parla più. Il governo Gentiloni non ha la forza proprio dalla Costituzione, dalla Fondazione, di poter portare avanti un programma
forte e audace, e quindi sta un po' vivacchiando. Sì, vabbè, poi ci sono gli scontri tra Movimento 5 governo, Stelle. no, intendo proprio tra governo e commissione sulla manovra di bilancio, sulla manovra Ma poi correttiva. anche il Parlamento ora sta ampliando le proprie, diciamo, competenze, sta pensando di trattare qualcos'altro, la proposta di Di Maio e del Movimento 5 Stelle dell'abolizione Sull'abolizione totale dei. dei vitalizi. Però, insomma, diciamo che si vede che i partiti si stanno preparando alle consultazioni perché, seppure il Parlamento non venisse sciolto, ma noi il prossimo anno dobbiamo andare comunque alle elezioni. E sappiamo che un anno per la politica è pochissimo. Certo, o a. Guardando al futuro, guardando al passato, invece, tante volte risulta preistoria un anno. Invece, un anno nel futuro è veramente poco. Comunque, verosimilmente sarà ottobre 2017, comunque dopo il congresso del Partito Democratico che eleggerà il segretario e quindi il candidato premier, probabilmente sarà Renzi, o dall'altra Che è stato parte. convocato poi, tra l'altro, le primarie per il 30 aprile. Sì. Quindi il 30 aprile ci saranno le primarie per scegliere il segretario. Bisognerà vedere, però, è interessante questo scenario, perché se lo statuto del PD vuole che il candidato segretario sia anche automaticamente candidato come presidente del È Consiglio, così. per Renzi, però bisogna vedere se Orlando e Emiliano accetteranno comunque questa clausola. Quindi bisognerà vedere se Orlando, Ministro della Giustizia, dovesse essere eletto segretario del Partito Democratico, se si avvarrà comunque di questa clausola o di questo articolo, o se si decideranno nuove primarie per scegliere Come fu come fece, invece Bersani esatto. nel 2012 con una deroga per poter dare più legittimità, e poi ci furono quelle primarie che videro anche Renzi, Tabacci, Puppato e Esatto. Vendola. Noi però nel frattempo ci andiamo ad ascoltare un grande artista, il Renatone Nazionale, ci andiamo ad ascoltare. Grandi! Grandi, esatto, con Come mi vorresti. Yes, ti faccio proprio Chi ci concerto in segue? faccia. Chi è online? Non vi vedo. Uno è Valerio, l'altro è Carlo. Non lo so. Raga, mi sa che sto per perdere il lavoro. Mi piace sta prospettiva. Come mi vorresti? Io Questo qua o non quell'altro? lo so. No, quello là della domenica che mi retribuiscono. Che mi sono perso? Nada. Perché faranno una stretta DPVD? Non è sui. una Questo è la pen imprecazione? drive? Eh? Ti serve la pen drive? Perché non so se E regge. vabbè, allora E no. poi Sai che ti conviene Dobbiamo ancora lasciarla. parlare di Trump, quindi ci abbiamo. No, perché sto leggendo e vogliono fare una stretta Vabbè. Ah, lei, c'è un'altra sui Francesca. voucher, limitarne l'uso alle famiglie e alle imprese che non hanno Metto me. dipendenti, quindi non è il mio caso, oppure Di cosa possibile se vuoi usare fascia. parlare? Perché alcune cose effettivamente Va se mi bene, sarebbe questa è stato da meglio mantenerle 25 di Italia, prima. 22. Sì, alcune cose le avete già dette. Vabbè, non fa niente. Vabbè, tanto non abbiamo parlato di che cosa è, cioè, abbiamo parlato molto in generale. Vai, France! No! Più Chi è bello che. e più interessante che mai, esagera anche tu. Oh, lo so che poi vivrei di nuova luce, io non sarei più Sei io, tutta, eh? mi do pace. Francesca, Che non dire niente. Francesca, La ma ci vendetta sta se Who's Loving You mi di Jackson 5? lasci è così come d'incanto, Sì, ci sta, pensa. siamo finiti. Who's Loving You? WHO. Appunto. Jackson 5 il gruppo. Pam 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 pam. Volendo essere onesti, c'è molto di più. Ci provo, ma tu invece insisti che poi Non si vuoi può? Ok, fermarmi. Tu credi ok. che basti. Come mi vorresti? Tu non vuoi usare. Ce l'hai il Facci cuffio, no? bene, Sì, ecco. se ti conviene, stravolgermi il cuore. Ah, questa è da Repubblica. Eh? Cioè, ce l'ho identico, Emiliano Bindi Sì, li ho Boccia. visti tutti, Repubblica, Unità, Cosa sta facendo? Sto Ah, Corriere, sto mettendo il. E se io iniziassi a dire Quella Pollestrini penombra Sposetti e Tocci, dove stanno? confondere Che ne sa so, ti risponderei. la Stanno più sempre qua. palese delle verità. Vabbè, Sì, così vuoi non restare del è dubbio, detto manco lo sarei. No, studente. cioè, infatti ho preso uno di Oh, più. io noto che così Ammazza, questo non lo posso, esasperato scusami, spostare? Certo. che l'uomo che tu vuoi non è mai
Ah, quindi passano da 300 a 283. Io sono io, il solito Renato. In Senato quanto stanno? Il Renato. Allora, Sinistra Italiana rimane con 8, c'è nessuno. Il Rai non serve. Quindi vanno nel gruppo misto al Senato. Il PD sì, da 113. E guai a chi la perde. Ah, ma stavano 8 e sono rimasti? Sì, sì, Sinistra Italiana sì. Scusa, ma non sono 14 al Senato? Qua sono 13. C'è qualcuno particolare? Vabbè, non ti preoccupare, dai. 13-14. Stamattina erano 14. Ah, sì. Aspetta che controllo qui. Ho scritto male. Beh, Vasco Errani, cioè, hai fatto pure una voce su Vasco Errani, io ti stimo, eh. Per questo, perché me ne avete parlato voi l'altro giorno, quindi. Perché mi mettete in mezzo? Io sto cantando. Hai mai visto chiusura della campagna elettorale di Merola a Bologna 2011 con Vergassola sul palco che tipo sfottiva Prodi, ci stava Errani dietro che... Come mi vorresti? Dimmi come mi vorresti? Visto, ti ho fatto questo grande momento di karaoke con grande imbarazzo di Daniele, ma poco mi importa. Ora è arrivato il momento che tutti attendiamo, perché la nostra Francesca è qui con noi. Ciao. Ciao Francesca. Allora, che ci parlerà appunto di questo nuovo soggetto politico sulla scena nazionale, che è DP. DP, che sta per Democratici Progressisti. In realtà il vero nome che è questo movimento politico di centrosinistra si è dato, è articolo 1, Movimento Democratico e Progressista. Però la stampa, per evitare ovviamente di prolungarsi in questo nome lunghissimo, ha utilizzato la sigla DP, che è una sigla speculare a PD, è il PD allo specchio, diciamo, del PD. Vabbè, tu qui però così sei molto cattiva, eh. Devo dire che qui si fa anche un po' satira. Chi è Dr. Jekyll e chi è Mr. Hyde? Infatti hanno conservato il termine democratico, seppur al plurale, ma questo nome ha causato, diciamo, delle difficoltà al neo movimento politico sin da subito. Perché? Perché per esempio echeggia un po' Occhetto nel 94, Alleanza Progressista, ma soprattutto è che fa riferimento a una lista civica con questo nome, Democratici e Progressisti. Delle tue parti, peraltro. Delle mie parti, giusto. Che delle elezioni regionali del novembre del 2014, questa lista, appunto col nome Democratici e Progressisti, supportava il presidente Oliverio. E quindi, ovviamente, i calabresi, come per esempio Giuseppe Giudice Andrea, che è il capogruppo del DP al Consiglio regionale della Calabria, se ne è sentite e quindi ha intimato un po' ha intimato a questo nuovo movimento di cambiare questo nome. Insomma, ha chiesto i diritti d'autore. Certo. E quindi ci sono un po' di difficoltà sin dall'inizio con questo gruppo. Per chiunque volesse, I simboli della discordia, edito, non so da chi edito, però comunque scritto da Gabriele Maestri, il libro dei simboli di partito più importante d'Italia. Okay. E sicuramente si trova anche questo DP di Calabria. Mancava solo lo stacchetto musicale della pubblicità e poi c'era tutto. La marchetta l'hai fatta, Carosello, tanto l'ora è quella, quindi... Ok, ma si è discusso tanto su chi restava, chi partiva, chi è ancora in dubbio. Alla fine chi è andato via è stato Pierluigi Bersani, poi D'Alema, acerrimi, diciamo, nemici di Matteo Renzi, Speranza, poi Epifani ed Enrico Rossi. Invece chi è rimasto, con grande sorpresa per la maggior parte appunto della gente, è stato Michele Emiliano, che fino all'ultimo sembrava appunto essere uno dei cofondatori insieme a Speranza e a Rossi di questo nuovo movimento. In realtà poi alla fine ha deciso di restare al PD per poter poi osteggiare Matteo Renzi, la ricandidatura di Matteo Renzi per vincere le primarie. E quindi poi è rimasta anche Rosi Bindi e poi è rimasto Francesco Boccia.
Ma questo nuovo movimento ha determinato ovviamente un rimpasto anche all'interno di quello che è il Parlamento. Quindi come cambiano i gruppi alla Camera con questo nuovo partito, con questo nuovo movimento? Allora, innanzitutto, mentre prima c'erano 31 deputati di Sinistra Italiana alla Camera, adesso ce ne saranno con questo nuovo gruppo 14, mentre del PD ce ne erano 303, adesso ce ne saranno 283, in quanto il DP, questo movimento, verrà a occupare ben 37 posti all'interno della Camera. Invece al Senato la Sinistra Italiana, che aveva 8 posti, rimarrà con 8 posti, mentre il PD da 113 ne avrà solo 100. Quindi questo... E questo comunque è un problema, perché ricordiamo sempre che nel 2013, nella non vittoria di Bersani, i senatori, appunto, il PD ha la maggioranza relativa al Senato, ma scendendo a 100, insomma, anche tutti gli esiti del governo Gentiloni, che DP appoggia, dovranno essere sempre più concertati, quindi saranno sempre più misure che verranno prese tramite discussione, tramite comunque una sorta di concertazione, mettiamola così. Però diventeranno sempre più lente le decisioni del governo Gentiloni. Questo sicuramente, perché lo stesso D'Alema ha detto: preferisco fare una forza mia che poi non sia dentro il Partito Democratico, cioè proprio all'interno, una piccola corrente, perché così possa avere più contrattazione ex post. Però c'è da dire che tra le ragioni che hanno portato alla scissione c'è anche la prosecuzione del governo Gentiloni. Bersani, Speranza sono per portarlo fino alla fine, febbraio del 2018. Renzi invece era rimasto, ancora non si capiva. Poi Renzi, sappiamo, è abituato anche ai colpi di coda, Enrico stai sereno e dopo 2 giorni gli prende il posto a Palazzo Chigi. Cioè, si pensava all'interno di quella famosissima direzione nazionale del Partito Democratico a Sant'Andrea delle Fratte che fosse proprio Renzi intenzionato a fare subito il congresso per poter andare in autunno e capitalizzare magari quel 40% del 4 dicembre, chi lo sa. Sì, anche se poi anche qui il 40% del referendum non significa per forza che sia il 40% di Renzi. Chi lo sa. Quindi insomma è tutto in movimento, è una galassia che è in fieri e in evoluzione. E noi ringraziamo Francesca per averci appunto illustrato il nuovo soggetto a sinistra, che tra l'altro prende anche il posto tra il Partito Democratico e quello che è Sinistra Italiana. Quindi insomma ci sarà questo nuovo soggetto, non sappiamo quanto prenderà di voti, come si presenterà alle elezioni, gli apparentamenti, insomma non si sa ancora nulla. Ci sono solamente delle voci: al PD toglie un 3% per quanto riguarda il lato elettorale, invece dall'altra parte si pensa che possa avvicinarsi al gruppo di Civati, Sinistra Italiana, non Democratici e Progressisti. Quindi si tornerebbe nuovamente a fare, diciamo, se vogliamo così dire, se Renzi volesse fare una coalizione, un vecchio Ulivo, pure questa può essere un'idea. Comunque sta tutto nel fatto che questa democrazia, questi democratici e progressisti si stanno allargando anche, non democrazia proletaria. Ti stava venendo se non un lapsus, questa democrazia cristiana. Democrazia proletaria. Democratici e progressisti stanno sempre più allargando, anche perché il progetto di Sinistra Italiana non viene più visto bene da alcuni all'interno, che dicono non vogliamo fare una riedizione di Rifondazione Comunista e della Sinistra Arcobaleno, che poi non ha avuto esiti elettorali molto molto gioiosi. Ma la gioiosa macchina da guerra, chissà quali esiti darà. Noi però adesso andiamo in music, andiamo? Ma sì, andiamoci a sentire Michael Jackson. Ma guarda, Black or White. Non ho parole, guarda. Hai rosicato quando ho fatto così, eh? No, più tanto perché dicevo, poi perché me lo sta a togliere il foglio? Perché sono un bastardo. È un fetuso. Eh no, deve essere un po' più cattivo, dai, fetuso. Dai, tu c'hai dentro qualcos'altro da dire, vero? Detto il divorzio. Stavo dicendo. I beni in comune, beh, questo sarebbe stato bello. I believe a miracle, and a miracle is happening tonight. Paravaravara, paravaravapa. I'm thinking about my baby. Scusate, lo fate finta che non esista. Che c'è? Niente, non ho detto niente io. Allora, tutto quello che dice Daniele va recepito al 3%. Il resto alla Sinistra Arcobaleno è stato politico per troppi anni, di professione. Politico di professione per troppi anni, oramai
sa come manipolare la realtà. Trump adesso? Comunque oggi è iniziato, penso, politica economica. Con chi? Romagnoli. Grande. Bravo. Però sai che sta male. Sta malissimo, penso. Vabbè, non dico cosa, ma penso che stia molto male, visto come... Sai che c'è un po' di Parkinson. Sì. Ma però è veramente tempo. Eccellente, un eccellente professore. E, è veramente una bomba. Ha iniziato francese, con Spandri. Bell'uomo. Sì. Anche se oggi ha fatto tutta la lezione in francese, la gente stava nel panico. E poi lunedì inizio con l'Azzulli. Cos'è, inglese? Inglese. Che palle, io ho cambiato da Azzulli, sono passata da Elia perché faceva una parte sul multiculturalismo, sulle leggi sull'immigrazione in Inghilterra. Ah, ti hai chiesto il cambio di cattedra? Sì. E io ho proprio scritto così, mi interessa più il programma, vorrei farlo con Elia. E lei che cosa ha detto? No, ho detto a lei, ho fatto in amministrazione. Lei fa tipo roba che si faceva a scuola, Little Lab, è stata tipo The Victorian Age. Sì, fa... Si fa quella roba Road to India. E come leggere? Passaggi in India, fa il libro per caso? Sì, ma è bello che fa. Vedi il film dell'84. Però fa, fa leggere questo libro. Un film dell'84 di David Lean. Poi c'è un suo libro che scrive, come leggere... Quel libro. È un libro che dice come leggere... Un libro, come leggere A Passage to India. Ma non come leggere il libro, non come vedere il film. Cioè, no. Come leggere il libro A Passage to India. Sì, vabbè. Ho visto quel film. Di David Lean, 1984, con Alec Guinness. Si finisce con una frase mestissima. Io penso che non vi rivedrò mai più. Quello sta, con lei è il regista che ha fatto Lawrence d'Arabia, ha fatto Il Dottor Zhivago, ha fatto Il Ponte sui Fiumi Kwai, ha fatto Breve Incontro, cioè ha fatto i film. Lawrence d'Arabia fanno I Cammelli, i Cavalli nel Deserto, cioè... Lawrence d'Arabia è molto bello. E si chiude la sua carriera con un Penso non vi vedrò mai più. Devastante. Una cosa incredibile. Cioè, Il Dottor Zhivago fa Il Treno che porta da Mosca... sugli Urali, cioè proprio che bello sentire Daniele che ci rallegrava con i suoi acuti imitando Michael Jackson, imitandolo male però. Non abbiamo le prove qua, però sarebbe bello poterlo avere per dire che non sono stato io ma sei stato tu. Sì, certo. Peccato non avere prove. Fortunatamente non abbiamo prove. Comunque abbiamo parlato di quella che è la galassia, perché ormai è diventata veramente una galassia. È tornata ad essere una galassia la sinistra, e andiamo invece da The Donald. Andiamo da The Donald. Dove sì, la sinistra mi era mancato. Non c'è mai stata ed è scomparsa. Guarda, veramente mi era mancato. Sono da una settimana che non parlo di lui e nel frattempo ha fatto di tutto. Ha veramente fatto di tutto. Perché? Perché dopo la notte degli Oscar, che si è tenuta il 27 febbraio, dal 26 al 27 febbraio, ieri si è tenuto anche il discorso sullo Stato dell'Unione, cioè il discorso che il Presidente fa ogni anno al Congresso riunito sullo Stato appunto degli Stati Uniti d'America. È importante perché? Perché è il primo discorso della presidenza di Donald Trump e non solo da quelli che sono, diciamo un po', quello che è il programma del Presidente per l'anno che viene, ma è anche un po' quello che sarà il senso dell'intera presidenza degli Stati Uniti. E che cosa ha detto Donald Trump in questo discorso? Beh, innanzitutto ha detto che l'intera Obamacare andrà sostituita radicalmente. E diciamo però che anche qui c'è un discorso un po' altalenante, ci ha abituato un po' a essere, a dirsi, a mangiarsi le cose che dice nel giro di poche interviste. O di pochi tweet, che oramai è scatenato Donald Trump su Twitter. Quindi abolire l'Obamacare, sostituirlo con qualcosa di più vantaggioso, ma non si è capito che cosa, perché di proposte poi non ce ne sono. Anche perché poi l'Obamacare è, ricordiamo sempre, quella azione di estensione per 32 milioni circa di statunitensi con reddito più basso rispetto più basso, a coloro sì. che possono usare un'assicurazione privata, perché il sistema statunitense dagli anni 60-70 funziona appunto per assicurazioni private. E parla appunto di Trump in questo discorso di un'estensione di prezzi più vantaggiosi e via dicendo. Il fatto è che qua appunto si andava ad allargare a un pubblico, se vogliamo così chiamarlo, appunto un ceto più basso, un pubblico più povero, e soprattutto era quel pubblico di quella minoranza che negli Stati Uniti comunque è relativamente forte, dei neri, che ha un reddito più basso.
Quindi ha parlato di abolire l'Obamacare, tra l'altro è una delle primissime azioni che il nuovo Senato, cioè il nuovo Congresso degli Stati Uniti, ha intrapreso a, lo stesso giorno dell'insediamento. Non hanno proprio perso tempo, hanno cominciato a smantellare l'Obamacare. Tra l'altro, nuovi tagli alle agenzie federali che si occupano di ambiente o di lavoro, mentre ha annunciato anche che aumenteranno le spese per la difesa per 54 miliardi di dollari. Insomma, una cifra bella, bella sostanziosa, molto ingente. Sì, ha parlato appunto dell'aumento sia dal punto di vista degli investimenti, perché ha parlato di 1.000 miliardi di dollari, addirittura di investimenti che dovranno portare milioni di nuovi posti di lavoro, di nuovi occupati, per quanto riguarda infrastrutture, quindi un nuovo New Deal, chiamiamolo come vogliamo, vedremo. Investimenti pubblici e privati. Dall'altro punto di vista, ovviamente, anche perché, e ne parleremo, si è parlato anche di ISIS e di terrorismo, questi 54 miliardi per nuovi investimenti militari rientrano anche all'interno di quel discorso patriottico che ha fatto, che ha tenuto toni molto patriottici, una Stati Uniti più forti, più orgogliosi, più liberi. E soprattutto lui Donald Trump ha espressamente detto che è il presidente degli Stati Uniti e non il presidente del mondo. Del mondo, e quindi, insomma, sempre più chiaramente c'è questa politica isolazionista da parte del presidente. Però va detto anche che, per quanto riguarda gli investimenti pubblici, ricordavi 1.000 miliardi di dollari, bisogna vedere come il Partito Repubblicano, perché il Partito Repubblicano, oramai è incatenato dal Tea Party, cioè questo movimento di ritorno a un'azione dello Stato minima, se non quasi assente, se non proprio assente, 1.000 miliardi sono tanti, soprattutto perché Obama è stato sempre accusato di sperperare, di spendere. E per quello addirittura è stato definito socialista. Socialista. Gli Stati Uniti, come al solito discorso, il problema pensavamo si potesse risolvere attraverso lo Stato, disse Ronald Reagan, in verità, che comunque rimane nell'immaginario collettivo uno dei repubblicani, nonostante abbia cominciato la sua carriera tra i democratici più importanti della storia del Novecento. Il problema poi, in verità, abbiamo capito che era lo Stato stesso. Il problema è lo Stato. Questo è il mantra dei repubblicani ormai da 40 anni. E però sì, un approccio liberalistico, un approccio proprio classico. Liberista. Di meno tasse, meno intervento da parte dello Stato, più il mercato libero mercato, il mercato si autoregola. Insomma, quella che è un po' l'evangelo degli anni Ottanta, della Reaganomics, dei neocon, della politica liberista di Margaret Thatcher. Insomma, stiamo ritornando a un nuovo liberismo? Vedremo, perché l'andazzo è quello. Ora, questo, e Donald Trump però ha detto e fatto tanto altro, ma dopo che cosa? Iggy Pop, Tonight. Oddio, scusa, perché ho cancellato Levant, scusa. Era canto. Senti, facciamo questo blocco, ma vogliamo fare direttamente blocco questo e poi saluti? Che ore sono? 19.54. Un blocco unico, intendo. Con saluti, sì, va bene. Facciamo blocco unico con saluti, sì. Tanto Trump ne abbiamo di tanto. Allora, vai, allora fai un blocco unico e sigla. Ok, io c'ho ancora ISIS, immigrazione, conferma il muro, NATO, condanna razzismo antisemitico, e se poi ci abbiamo pure sì, stavo dicendo, e poi ci abbiamo anche i giornalisti, se vogliamo. Io direi proprio di fare solamente i giornalisti. Io vorrei parlare anche questo. Vabbè, qua, però brevemente. I punti sono questi qua, dato io ho scritto due cazzate. Vabbè, per ricordarmi sono. Allora, tu parli dei punti, io parlo dei giornalisti. Possiamo e poi magari possiamo fare che tu introduci tipo sul terrorismo, sull'ISIS cosa ha detto, sul muro, insomma, poi vedete. Sono rimasti quindi NATO, muro Messico, immigrazione, questo è importante. Ma perché questa la senti Clementino? Misure forti. Era il 2014 quelle elezioni, pensavo fosse l'elezione del
Molinaro poi che cos'è? Di centro-sinistra o di centro-destra? Centro-sinistra. Ma è l'attuale governatore? Ah, allora sì, per forza. A quel tempo ci sta tipo Iorio. Tu sei vicino all'Ocride? Tonight di Iggy Pop. Eh sì. Mentre noi ritorniamo per quanto riguarda il discorso sullo Stato dell'Unione tenuto, ricordiamo, ieri da Donald Trump, con alcuni punti chiave. Quindi lotta all'ISIS, lotta al terrorismo su scala mondiale con interventi, tra l'altro ieri c'è stato anche il ricordo del militare morto in un'azione nello Yemen, c'è stato tutto l'applauso del congresso. Il congresso ha applaudito ogni spazio di Trump, ma solamente i repubblicani, certo. Perché c'è stata questa cosa abbastanza inusuale per il congresso, i democratici non hanno applaudito a nulla, quindi c'è stata metà congresso fermo, seduto, in silenzio, e l'altro invece che applaudiva, però insomma... Di più, altro. Donne democratiche vestite in bianco per ricordare le suffragette, i diritti delle, esatto, donne, antisessismo. Mentre altri punti cruciali, la NATO, quindi meno, diciamo così, finanziamenti da parte degli Stati Uniti per l'Alleanza Atlantica. Sì, ovviamente tutti i paesi della NATO devono rispettare, ha ricordato Trump, i doveri dei paesi della NATO, specialmente nel Medio Oriente, quindi un occhio all'ISIS. Per quanto riguarda invece, come dicevi prima, appunto l'ISIS, il terrorismo, ha proprio utilizzato la parola demolire l'ISIS e quindi giustificato per questo l'aumento di 54 miliardi nel settore militare di qui sopra. Tra gli altri punti, sempre riguardanti poi immigrazione e terrorismo, il ban che prima a Seattle, poi a San Francisco è stato cassato, ecco, lo vuole riproporre per, esatto, sei stati, escluso quindi l'Iraq. E sull'immigrazione, nuove regole. Immigrazione, ovvero aprire più ad un'idea australiana e canadese dell'immigrazione, cioè non far venire quell'immigrazione poco qualificata, e qua si può ricollegare al muro che si farà, sarà un bel, bel muro, ha definito, e grande, grande, l'ha definito in questo modo Trump, ma appunto un tipo di politiche immigratorie che si basino più sul merito, sulla qualifica, e non una manodopera poco qualificata. Esatto, e quindi insomma i punti cardine rimangono e soprattutto c'è stato anche questo scontro, diciamo così, un'altra volta con la stampa. Infatti il Presidente degli Stati Uniti per la prima volta nella storia non parteciperà alla scena dei corrispondenti della Casa Bianca in polemica contro quelli che lui definisce le fake news, cioè quelle notizie costruite ad arte contro la sua presidenza, contro la sua amministrazione, contro il Partito Repubblicano, e non era mai accaduto in 70 anni di storia, in 70 anni di storia delle cene di Stato, delle cene di Stato e corrispondenti, che appunto non, un presidente non partecipasse, anche in periodi difficili come quello per esempio di Bill Clinton nello scandalo con Monica Lewinsky, oppure quello di Richard Nixon con Watergate, lo scandalo Watergate. Quindi insomma non era mai accaduto, Donald Trump è il primo e ha detto anche buona serata a tutti. Buona serata a tutti, e ha aggiunto appunto la sua portavoce Sarah Sanders: il presidente non è stato eletto per spendere il suo tempo con reporter e celebrità. Celebrità, quindi sempre intorno al tema che questi news, questi giornalisti vogliono fare appunto notizie anche false, fake news di, esatto, sopra, attraverso la sua figura, e lui non cederà. E quindi insomma vedremo, abbiamo anche ancora qua altri 4 anni, forse faremo un conto alla rovescia per Donald Trump presidente. Noi è arrivata la chiusura della puntata, ahimè. Ci molto siamo divertiti, veloce, molto, molto, molto veloce. Ricordiamo i nostri contatti: pagina Facebook Roma 3 Radio, pagina Twitter Roma 3 Radio a numero, Instagram Roma 3 Radio sempre a numero, Spotify Roma staccato 3 Radio, dove potete trovare tutte le playlist curate dai programmi musicali di Roma 3 Radio. Altrimenti l'email roma3radio@uniroma3.it, tutti e due i numeri a 3. Lo streaming sul nostro sito radio.uniroma3.it. Altrimenti, Francesca, l'ultima. Sull'app TuneIn Roma 3 Radio con 3 numero. Quindi insomma abbiamo detto tutti i nostri contatti.
appuntamento. Io ringrazio ovviamente Fabrizio, ringrazio Daniele, ringrazio Francesca, ringrazio Francesca in regia. Noi ovviamente dobbiamo ringraziare anche te, anche se ovviamente insomma non vorremmo proprio. No, in realtà voi vorrei, solo tu non vuoi. Le due Francesche e il Fabrizio vorrebbero sicuramente, anzi vogliono. E il Fabrizio, appuntamento prossima settimana, sempre 19:20, mercoledì, con Radar. Buona serata a tutti. Ciao. Ciao. Oh, l'app te la scarichi. Che stronzo. L'ho pure fatto così con la testa. Dai, ciao a tutti. Grazie per averci seguito. Valerio dice, ma se non ci fosse Trump, chi risolverebbe il pentium? È vero, è vero. Dai, ci sentiamo. Ciao.